Rieccoci in diretta, rieccoci per parlare di tassi di interesse, per parlare di quello che accade sul fronte Gran Bretagna, su quello che accade sul fronte della politica monetaria della istituzione più importante che c'è appunto nella UK, che è la Bank of England. Ovviamente la UK è in un momento particolare, c'è una Brexit da gestire, c'è una situazione di contagio da gestire e sappiamo come insomma le idee di Boris Johnson sulla gestione appunto del contagio del virus siano state sempre abbastanza, non voglio chiamarle pittoresche, anche se dicendo così l'ho già fatto, perché comunque si tratta di un argomento e di un tema molto delicato, ma sicuramente che cercano di andare un po' al di fuori dei canoni fin qui osservati magari in altri paesi. C'è stato anche il recente battibecco insomma tra lui e Sergio Mattarella proprio sull'approccio sul contenimento del coronavirus. E poi c'è ovviamente un'economia che, come tutti gli altri paesi, è rimasta bloccata, è rimasta paralizzata, ha subito dei cali importanti. Recentemente la Bank of England ha anche detto sì, vero, ma attenzione perché tutto sommato i dati che riguardano il PIL, che riguardano in generale l'economia, non sono così terribili come avevamo stimato nel mese di agosto. Insomma, un barlume di speranza sul fatto che la situazione possa rimettersi in piedi in breve tempo, e quindi anche sull'ipotesi di portare i tassi negativi anche per quanto riguarda la Bank of England, tassi al momento allo 0,1, e quindi di imitare la Banca Centrale Europea, forse si può rinviare ancora di un po' di tempo. Ma di questo parliamo con più precisione e approfondiamo appunto questo tema con il nostro prossimo ospite, che è già in collegamento con noi, che ringrazio anche per la pazienza, dato il mio lungo intro. E allora, si tratta di Antonio De Negri, founder e CEO di Cerdan Capital. Antonio, grazie per essere qui con noi e buon pomeriggio. Grazie a voi, buon pomeriggio. Allora, più o meno l'intro l'ho fatto e spiegato, insomma, in qualche modo siamo arrivati già, diciamo, a bomba, nel senso, le recenti analisi della Bank of England di Andrew Bailey e del suo entourage, l'idea che comunque la Gran Bretagna abbia avuto un periodo piuttosto complicato, forse più di molti altri paesi, a causa del lockdown, ha messo l'economia in ginocchio, ma ci sono dei buoni segnali. Detto questo, si parla, come anticipato, di un'eventualità del taglio dei tassi da parte della Bank of England, con dati macroeconomici che evidentemente supportano tale ipotesi. E quindi torniamo al discorso di prima, e cioè male, ma non malissimo. È vero, effettivamente, diciamo, lo scenario è un pochettino confuso. È quello che pensiamo noi, che la Bank of England stia alla finestra, nel senso che nelle ultime minute dell'MPC, che è il Monetary Policy Committee, quindi il comitato che si riunisce circa su base regolare per determinare quali sono le indicazioni relative alle policy macroeconomiche e monetarie, soprattutto della Bank of England, c'è stata una revisione effettivamente al rialzo, soprattutto dei dati relativi al PIL, quindi al GDP inglese, e anche relativamente all'inflazione, citando un fatto che è direi molto importante, nel senso che diciamo, l'MPC si è soffermato sui cosiddetti dati ad alta frequenza, nel senso che recenti sulla velocità di pagamenti, dimostrando che l'economia sta prendendo e effettivamente l'output gap si sta potenzialmente allargando. Quindi ci sono sicuramente segnali positivi. C'è da dire che la Bank of England, oltre che l'inflazione, ovviamente rimane l'unemployment, quindi la disoccupazione, e non ci sono ancora totale dei dati, diciamo, precise e significative sul quale Bank of England ha profitto i tassi di interesse, proprio perché effettivamente il fenomeno della disoccupazione è stato attenuato, le figure sono ancora confuse relativamente al tema del cosiddetto 401k, cassa integrazione inglese. Sostanzialmente non sa ancora cosa succede, il Chancellor Exchequer, il ministro delle finanze,
Io però farei così, Antonio, scusami, ma la linea è molto disturbata purtroppo. Rimaniamo in, ok, rimaniamo in video, sì, rimaniamo in video su Skype, mi dice la regia, però il problema qui è l'audio, non è il video. È qui. Tagliare il video? Ok, allora quindi facciamo così, a questo punto, richiamiamo Antonio De Negri al telefono e cerchiamo un po' di migliorare il collegamento. Chiedo alla regia, facciamo la cosa più semplice possibile, quindi insomma giriamo a questo punto giro il numero di telefono alla regia per ricollegarci in qualche modo con il nostro ospite, perché effettivamente il numero era, chiedo scusa, la linea era un po' disturbata. Stiamo parlando della Bank of England. Siamo partiti anche bene, nel senso che la linea era pulita, poi c'è stato qualche problema, quindi adesso proviamo a recuperare il nostro ospite. Le ipotesi di una Bank of England verso tassi negativi, perché ne parliamo? Perché ne parliamo? Perché se dovesse accadere questa ipotesi, potrebbe a sua volta rappresentare una sorta di spinta ulteriore per quanto riguarda la Fed. Se la Bank of England e la BCE si trovano con tassi negativi, che è poi la stessa situazione in cui si trova anche la Bank of Japan, e quindi il Giappone, dove i tassi sono negativi da tempo, beh, insomma, a quel punto la Fed sarebbe l'unica banca tra le più importanti a livello globale a, come dire, trovarsi coi tassi ancora positivi e quindi a fronte di una recessione, di una difficoltà forte, insomma, per quanto riguarda la ripresa, ecco che potrebbe essere una svolta, l'ennesima svolta per quanto riguarda la Fed su questo fronte, anche perché poi ci sono le elezioni che sono molto vicine. Dovremmo aver recuperato Antonio De Negri. Antonio, mi senti? Sì, io vi sento. Ok, ti sentiamo anche noi, perfetto, ti abbiamo recuperato. Perdona questa piccola interruzione, ti restituisco la parola. Insomma, stavamo cercando di capire come questi dati macroeconomici stiano in qualche modo supportando la nuova valutazione della Bank of England sull'eventualità del taglio dei tassi. E mentre ti recuperavamo, un po' anche anticipato gli altri argomenti che andremo ad affrontare. Ma andiamo con ordine, finiamo il discorso che abbiamo interrotto qualche istante fa. Sì, certo. Allora, è vero, parlavamo per l'appunto dell'MPC, quindi Monetary Policy Committee, Sì. che è sostanzialmente il comitato della Bank of England che setta i tassi di interesse. Effettivamente, come dicevi tu, correttamente hanno rivisto al rialzo le loro previsioni, la loro stima sul GDP inglese ed in particolare sull'inflazione, basandosi su alcuni dati cosiddetti ad alta frequenza, high frequency, relativi ai pagamenti che sono effettuati diciamo, nel sistema inglese. E questo è principalmente dovuto ad alcuni schemi implementati dal governo inglese relativi a cosiddetto eat out to help out, quindi Sì. il governo inglese pagava £10 per mangiare fuori, quindi per stimolare sostanzialmente la spesa, il consumo e la riapertura dei ristoranti. Quindi ci sta sicuramente un impatto positivo, di questo la Bank of England ha preso nota. D'altro canto, però, la Bank of England è ovviamente un'istituzione che ha due mandati, che ovviamente sono quello dell'inflazione, ma anche quello della disoccupazione. Ora, il tema della disoccupazione rimane un tema centrale per la Bank of England, nel senso che allo stato attuale non hanno effettivamente modo, non esistono figure che siano non spurie, nel senso che non siano state adulterate da tutta quella serie di misure di welfare, cosiddette furlough scheme, quindi cassa integrazione all'inglese, che effettivamente hanno compattato diciamo quella che è diciamo il tema dell'occupazione e disoccupazione in Inghilterra, non permettendo alla Banca d'Inghilterra di fatto di scindere quale poi saranno effettivamente gli outcome sulla disoccupazione americana, inglese, scusa. Il concetto è molto semplice. Se è tutto compattato e i furlough non contano come disoccupati, effettivamente l'impatto è difficile da stimare. Infatti, se noi guardiamo, diciamo, le figure rispetto alle stime, la Bank of England stima che alla fine di quando cesseranno questi schemi di welfare,
di fatto in Inghilterra rimarranno super giù una disoccupazione attorno al 7,5% della forza lavoro, quindi attorno a circa 3 milioni di persone. Se guardiamo i dati invece relativi ai payroll, quindi sono le buste paghe pagate dalle società a chi rimane effettivamente attivo come dipendente, sembra che effettivamente il livello sia molto più alto, sia attorno a 4 milioni, quindi oltre un 10%. Queste sono più o meno le stime dei principali economisti di tutte le banche di investimento. Quindi c'è un big gap tra la rappresentazione che la Bank of England si dà del livello di disoccupazione atteso rispetto a quello che diciamo sembra essere il dato reale. E allora andiamo avanti, cercando di capire magari anche in cosa consisterebbero le eventuali misure della Bank of England, di quanto verrebbe implementato magari un nuovo programma di quantitative easing, di quanto potrebbe tagliare i tassi se ce ne fosse realmente, bisogno. Insomma, si parla tanto di quantitative easing sia con la BCE sia con la Fed, ovviamente è un argomento chiave anche per la Bank of England, se ne parla meno perché in Italia, quantomeno in Italia, perché viene percepita. Già veniva percepita un po' distante, quando era all'interno dell'Europa, adesso che sta cercando di uscire, viene percepita insomma come meno pregnante ancora di più, ma guarda, a livello globale è assolutamente fondamentale analizzare questo aspetto. No, è correttissimo. Teniamo presente che il quantitative easing esiste in Inghilterra, è stato applicato dalla Bank of England dall'ultima crisi finanziaria, quindi sono più di 10 anni 10 anni, che, certo. diciamo, che viene portato avanti. In termini di misure, diciamo, il comitato si riunirà nuovamente a novembre. E lì dovrebbero esserci quantomeno la possibilità di avere un'idea di quali sono effettivamente lo status reale del mercato del lavoro, e quindi la Bank of England potrebbe avere già un'idea un po' più adeguata. Detto questo, novembre è sostanzialmente a un passo dal 31 dicembre, che come tutti sappiamo è la data fatidica, e Mi sembra sedere un le negoziazioni per la mese, Brexit. scusami se ti interrompo, mi sembra un mese piuttosto delicato il mese di novembre tra elezioni e appunto Bank of England che anticiperà, come stai dicendo tu proprio in questo momento, quello che sarà, che dovrebbe essere l'uscita definitiva, la Brexit. Scusami se ti ho interrotto. No, assolutamente, è assolutamente corretto. È per quello che diciamo la nostra view, che è una view abbastanza condivisa sul mercato, è che effettivamente la Bank of England stia un attimino alla finestra. Se ci sarà un taglio a novembre, sarà un taglio sostanzialmente figurativo, cosmetico, di 10 basis point, dove potranno portare i tassi effettivamente a zero, ma senza una discesa in campo negativo. Sicuramente diciamo le munizioni la Bank of England vorrà tenere un pochino in riserva, quindi avere un po' di dry power da spendersi nell'anno prossimo. Sicuramente ci sarà un potenziale ramp up di altri 100 o forse 150 billion del programma di quantitative easing già potenzialmente a novembre, qualora la situazione, soprattutto dei negoziati ad ottobre, dovesse già deteriorare. Quindi portare il programma effettivamente ad un totale di 750 billion, e effettivamente l'idea è un po' capire questo, poi che impatto avrà, vedere soprattutto con il primo quadrimestre dell'anno prossimo quali saranno i risvolti economici. Fondamentalmente la Bank of England si trova in una posizione che è unpredictable, nel senso, ho sentito delle più svariate teorie, dalle minacce di sequestro dei camionisti inglesi in Francia, ai dazi sulle auto di lusso tedesche. Tenete presente che la UK rimane la piazza dove di fatto si comprano, si consumano più beni di lusso in Europa, dallo champagne francese alle auto di lusso tedesche. Quindi ovviamente c'è un tema politico molto molto importante, oltre che economico. E diciamo che lo step successivo a eventuali movimenti, insomma, da parte della Bank of England potrebbe essere quello in riferimento a come potrebbe agire la Fed se,
La Bank of England si muove in una determinata direzione, se la BCE, come è assodato che sia, rimane sulla direzione che ha deciso di intraprendere, e con eventualmente delle elezioni che possano portare in qualche modo anche solo a un... Perché poi si parla di Biden, si parla di Trump, ma si parla forse poco del fatto che se vince Biden, Trump è pronto a fare le barricate pur di non permettere che appunto sia l'avversario ad aver raggiunto più voti. In una situazione di caos che ai mercati, come sappiamo, non piace per nulla, il caos in qualche modo vuol dire anche disoccupazione forte e nel mercato del lavoro e a fronte poi della cassa integrazione o comunque del sostegno economico che può fornire il governo, poi bisogna sempre capire quanti di queste persone che hanno perso il lavoro, che sono state sostenute dal punto di vista economico dal governo, poi rimangono tali, cioè rimangono disoccupati, e quanti vengono inseriti nuovamente nel mondo del lavoro. Aspetto che la Bank of England seguire con attenzione. Beh, insomma, ci sto girando attorno. Con la Bank of England, con i tassi che ci hai spiegato tu poco fa, Antonio, e la BCE con i tassi negativi, la Fed che cosa potrebbe fare se dalle elezioni arrivasse un risultato inatteso? Beh, è ovviamente un tema importante. Ieri sera c'è stato, anche questa notte, c'è stato il primo dibattito e già diciamo, i primi focus group, le prime risposte sul dibattito. Come avrete visto tutti, come avrete potuto leggere, sicuramente il dibattito è stato dominato dal carattere forte di Trump, che ha posto un pochettino diciamo, la sua legge, un po' la sua agenda rispetto a Trump, rispetto a Joe Biden, che è stato decisamente un po' più schivo, un po' più tranquillo, sebbene Trump l'abbia incalzato anche su temi decisamente molto personali, per esempio i soldi ricevuti da alcune società alcune società petrolifere ucraine per il figlio di Joe Per il Biden. figlio di Biden, Insomma, certo. esatto, esattamente, e quindi scandali relativi. La risposta è stata relativamente alle tasse pagate o non pagate da Trump. C'è stato un po' di battibecco, un po' più, diciamo, no, non, di, non sono stati espressi grossissimi concetti politici, è stato più quello che si dice un'iniziazione, che poi vedremo proseguire, secondo me, nei due successivi dibattiti. Per quanto riguarda la sorpresa dei mercati, la sorpresa evidentemente è qui, paradossalmente non è Trump, ma sarebbe una cosiddetta blue wave, quindi una stravittoria dei democratici, che andrebbero a conquistare entrambe le camere del Parlamento più la presidenza. Lo dico perché sembra assurdo, ma ovviamente i sondaggi danno in vantaggio a Joe Biden, quindi i democratici, ma vedono il Senato in una situazione di stallo. Ci sono alcuni meccanismi al quali Trump si appoggerà, ovviamente, qualora dovessero perdere, i repubblicani dovessero perdere anche il Senato. Per esempio, c'è un meccanismo molto curioso nello stato della Georgia, per cui se non c'è la maggioranza il giorno delle elezioni, ci sono dei cosiddetti rescheduling che andranno probabilmente a gennaio. Quindi è possibile che la Camera sostanzialmente venga assegnata ai democratici il primo giorno, ma il Senato resti in stallo potenzialmente per 2 mesi. Quindi c'è sicuramente un tema di incertezza molto forte. Qualora invece ci fosse, a mio avviso, una stravittoria, diciamo una dominanza assoluta diciamo, in campo democratico, questa blue wave, l'impatto sul mercato penso sia abbastanza importante, nel senso che il pacchetto di stimoli offerto dai democratici e di cui Nancy Pelosi si è fatta advocate recentemente è un pacchetto di stimoli di circa 2,4 trilioni di dollari da gettare sul mercato in vari progetti, infrastrutture, sviluppo, eccetera, eccetera. E l'impatto stimato che noi abbiamo stimato utilizzando il modello della Fed, l'FRB US, che diciamo, è un modello macroeconomico che la Federal Reserve americana utilizza per diciamo, analizzare input-output gap, eccetera, eccetera, vede ovviamente un impatto enorme sul GDP americano di circa 2-3 punti percentuali in crescita al 2022. Vede altresì un aumento dell'inflazione di circa 0,3, quindi 3 decimali di punto percentuale,
E ovviamente una risposta della Fed che si troverebbe a diciamo dover rivedere completamente la curva dei tassi da un potenziale rialzo stimato nel 2025 a un potenziale rialzo dei tassi stimato nel 2023. Quindi il mercato avrebbe un repricing ovviamente di tutta la struttura dei tassi anticipandolo di circa 2 anni, quindi sarebbe un movimento sicuramente massiccio. Nel caso di Trump, tra virgolette, lato mercato sarebbe una minore sorpresa per diversi motivi. Ovviamente una continuazione di una presidenza, secondo i repubblicani hanno un pacchetto di stimoli importante, ma di circa 900 billion in meno, quindi attorno a 1,5 trilioni di dollari. L'impatto sul GDP sarebbe molto più spalmato, l'impatto sull'inflazione altrettanto, quindi diciamo, i forecast per quanto riguarda il movimento dei tassi non cambierebbe sostanzialmente, e la cosa a livello di mercati soprattutto azionari americani è ovviamente la pressione fiscale. I repubblicani sono, e con Trump in maniera, cioè, direi adamantina, hanno assolutamente detto che la pressione fiscale in America non cambia, hanno fatto, diciamo, hanno glorificato i loro interventi di riduzione e taglio delle tasse che sono avvenuti negli ultimi anni, fino a portare la corporate tax americana al 21%, quando Biden, ovviamente, la prima cosa che ha detto è sostanzialmente una delle prime manovre che intraprenderemo appena avremo la possibilità sarà di portare le tasse, la corporate tax al 28%. Quindi sicuramente un grosso danno dal punto di vista degli economics per certi tipi di società particolarmente grosse come possono essere Amazon o altre tech company che soffrirebbero molto di questa cosa. Allora, abbiamo ancora qualche istante. Ti faccio una domanda a cui puoi rispondere anche telegraficamente, poi magari ci torneremo sul tema, però insomma tu ci stai parlando da Londra, lo abbiamo sfiorato anche come argomento, ma questa Brexit alla fine si riuscirà a fare accontentando entrambe le parti o dobbiamo aspettarci, come dire, instabilità e incertezza come se non ce ne fosse già abbastanza sul resto del contesto globale anche su questo fronte? Molto, molto sinteticamente, per favore. Allora, io sono un ottimista, la mia risposta è sì, penso che troveremo un accordo, penso che la UK troverà un accordo con l'Unione Europea. Entrambe le parti hanno troppo da perdere dal non trovare un accordo. Perfetto, perfetto, analisi precisa e sintetica come doveva essere e direi che il punto probabilmente è proprio questo, insomma, la quantità di cose, chiamiamole così, anche se è poco elegante, che entrambe le parti hanno da perdere. Detto questo, prima di salutarci, una domanda su quello che di fatto è appunto l'ente che rappresenta Cerdan Capital. Tu come detto ci scrivi, ci stai parlando in realtà da Londra ed è una società attiva a livello globale in Europa, ma insomma negli ultimi anni anche e soprattutto in Italia. Sì, certo. Siamo diciamo una società basata in Inghilterra, ma diciamo con il cuore italiano, e ovviamente il nostro mercato di riferimento è l'Italia. Guardiamo sempre l'Italia come diciamo il mercato sul quale vogliamo dare più presenza, vogliamo dare più importanza. Noi esistiamo come società da 6 anni e siamo attivi nel mondo dei prodotti strutturati, dei certificati che creiamo noi stessi. Siamo l'unica realtà di fatto non bancaria in Europa che è autorizzata all'emissione di questi prodotti per la clientela retail. Siamo l'unica realtà non bancaria che li lista su borsa italiana e su altre borse europee, quindi dove possono essere facilmente acquistabili con il telefonino, con il proprio conto Fineco, conto online, eccetera, eccetera. E abbiamo partnership importanti con diverse realtà istituzionali italiane, da grandi banche di investimento a SIM che utilizzano i nostri prodotti, ma anche nell'ambito fintech a diciamo app che utilizzano i nostri prodotti per dare la possibilità ai loro diciamo, clienti di investire anche piccolissime somme. Quindi questo è il tipo di attività che facciamo e portiamo avanti con un cuore assolutamente italiano.
E allora, grazie ad Antonio De Negri, founder e CEO di Cerdan Capital, per essere stato qui con noi. Buon lavoro e a presto. Grazie a voi. A presto, grazie. Andiamo in pausa qualche istante e poi torniamo. Un occhio ai mercati, ovviamente, e un focus su quello che accade per quanto riguarda le materie prime e la situazione in Italia dell'energia, insomma, pulita e no.